cordiale saluto dagli studi di Crom TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Apriamo parlando dei giardini pubblici per il crollo, per fortuna senza danni alla grotta. Sentiamo in merito il servizio di Lucilla Granata. Un crollo che ha costretto a transenare la grotta dei giardini pubblici di Piazza Roma è successo nel primo pomeriggio di ieri, quando è avvenuto il distacco di una parte del plafone della mini galleria che attraversa le montagnole. Sul posto gli agenti della polizia locale e i tecnici del comune che hanno messo in sicurezza la zona. Il crollo ha interessato anche il passaggio superiore, per questo motivo è stato interdetto anche l'accesso a quella zona ed è stata vietata la circolazione pedonale. Nei prossimi giorni sono attesi gli interventi di ripristino del manufatto sotto la guida della soprintendenza, sperando che, visto il periodo estivo, i tempi non si protraggano troppo. Il crollo fa seguito tra l'altro alla caduta del pilone della luce solo poche sere fa, ai giovedì d'estate, in Piazza della Pace. Fortunatamente anche in questo caso non si è fatto male nessuno, ma non è il caso di contare sempre sulla buona sorte. Di nuovo in azione i topi d'appartamento anche a Cremona, nel mirino chi è in vacanza. Sentiamo il servizio. Sono puntuali come l'influenza, questa colpisce d'inverno, loro anche d'estate. Sono i topi d'appartamento, attentissimi a capire chi sia in vacanza e chi no, per andare a colpo sicuro nello svaligiare appartamenti, abitazioni e villette. Recentemente hanno colpito a Cremona, in zona via Dante, viale Trento e Trieste, incluse le vie laterali. Pare che questa volta in azione siano entrate due donne di mezza età, propostesi come colf agli ignari residenti, ma in ogni caso difficile immaginare che non abbiano avuto complici in zona. Tre dei cinque colpi sono andati purtroppo a segno e hanno fruttato un ingente bottino in gioielli preziosi e denaro. Meglio mantenere alta l'attenzione e la prudenza. Dalla Louisiana con amore, il gambero rosso è anche qui e fa danni. Sentiamo il servizio. È affamato, coriaceo e si riproduce velocemente. Signore e signori, questo è il gambero rosso della Louisiana, nome scientifico Procambarus clarkii, che, lo dice il nome stesso, non è di queste parti. È originario degli Stati Uniti e del Messico, però dopo aver invaso tutti i continenti, a eccezione di Australia e Antartide, è arrivato anche da noi. Coi suoi 12,5 cm di lunghezza è giunto a portare il meglio di sé, ovvero devastazione, nelle acque ferme e nei fossi di irrigazione. E rispetto ai nostri gamberi, questo se ne fischia di inquinamento e siccità, è anfibio e soprattutto è ovunque e mangia di tutto, dalle uova di rana ai pesci, dai molluschi agli insetti acquatici, sino alle pianticelle sul greto, nulla sfugge alla sua voracità. Attenzione però, la sua caccia non è vietata e pare che le sue carni siano anche molto buone, forse qualcosa, o meglio qualcuno che lo fermi, c'è. La cronaca dall'Italia, tromba d'aria nel Mantovano, questa mattina ingenti danni ancora da quantificare, ma nessun ferito. In particolare sono stati sradicati alberi, strappate tegole dei tetti, provocati blackout e allagate le cantine a Medole e poi anche a Castel d'Aglio, Roverbelle e Castelbelforte. Altri 184 migranti intanto sono sbarcati nella notte dalla nave Protector di Frontex a Pozzallo e poi trasferiti in un hotspot. Già ieri sera erano state fatte scendere donne e bambini, oltre a chi necessitasse di assistenza sanitaria. A seguire gli uomini, tra i quali erano presenti 81 minori. La cronaca del mondo: sono finiti male in Francia i festeggiamenti per i mondiali espugnati, il bilancio di due morti e di un ferito grave. A perdere la vita è stato un cinquantenne fratturatosi il collo cadendo in un canale da Annecy e un trentenne schiantatosi con l'auto contro un albero nel dipartimento dell'Oise. Il ferito invece è un uomo caduto dal tetto di un furgone a Nancy. Ad avere la meglio sono state le violenze e gli eccessi, non solo a Parigi, dove pure la polizia è dovuta ricorrere all'uso dei gas lacrimogeni per disperdere la folla impazzita, dedita alle razzie nei negozi nei pressi dei Champs-Élysées. Evidentemente qui il calcio non ha nulla a che fare con questi comportamenti. Distrutta a Lione da un centinaio di giovinastri scatenati, una camionetta della polizia e diversi arredi urbani. Era inferocita intanto la folla che ha invaso per ben altri motivi le strade di un quartiere del South Side di Chicago dopo l'ennesima vittima della polizia, un afroamericano che aveva opposto resistenza durante un controllo. È morto poco dopo essere arrivato in ospedale, scontri tra i manifestanti, quattro dei quali sono stati arrestati, e gli agenti, alcuni dei quali sono rimasti invece feriti. Lo sport: Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo, i tifosi non lo hanno mollato un momento. Giunto a Torino, dopo gli autografi e il selfie di rito, ha svolto questa mattina i test medici. Questo pomeriggio la presentazione alla stampa in Sala Agnelli dell'Allianz Stadium. 300 giornalisti e gli operatori TV accreditati per la superstar del calcio. La zona viene presidiata dalle forze dell'ordine e dal personale di sicurezza, previsti per tutti i controlli col metal detector. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di Crown TV. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.